Abbiamo un ospite, Giovanni Carlo, questo si chiama Giovanni Carlo. Giovanni o Carlo, provincia di Prato, vai Giovanni, dimmi. Giovanni, vai, dimmi. Chiamami Giovanni. Ascolta, dimmi Giovanni, Parenzo, dimmi. Parenzo, posso fare una domanda seria? Sì, Parenzo, sì, fai quello che vuoi, dimmi. Sì, oh Parenzo, l'hai fatto in militare? No, assolutamente no, sono stato riformato, grazie. Riformato per finta, con raccomandazione, no. Raccomandazione. È stato raccomandato per non fare militare. Riformato. Sì, ha pagato. Non ho pagato nessuno, sei pazzo, sei. Scherzo. Allora, come fai a parlare del generale Vannacci? Se apriamo il vaso di Pandora, ma che c'entra? Comunque su una cosa ha ragione l'ascoltatore, cioè se apriamo la questione dei rimborsi, ragazzi, i rimborsi di quando era a Mosca, ma il rimborso, ma tu ti rendi conto? Il generale, che faceva il candida al partito che con i rimborsi c'ha qualche problema? Ma sì, l'ospite Giuliano Granato, potere al popolo. Buonasera, applausi. Buonasera, eccoci qua. Andrebbe detto potere ad Hamas, non potere al popolo. Al popolo palestinese, andrebbe detto potere ad Hamas, potere ai popoli di tutto il mondo, potere non ai sionisti, potere non ai genocidi, magari ad Hezbollah. Io cambierei direttamente la democrazia che piace a lei. Io è quella che massacra i palestinesi, è quella che elimina. Che a Gaza hanno vinto i massacratori di Hamas, quindi io vorrei, perché questo tu dici che invece di potere al popolo potere ad Hamas, bisogna essere chiari, dritti, allora poi discutiamo, no potere al popolo in generale, no, potere al popolo, compresi i popoli che resistono, il popolo palestinese di fronte che sta bombardando gli UTI, no. Potere al popolo inglese che bombarda gli UTI, quelli sono i governi, UTI, compreso il nostro, UTI, che ha preso la direzione di quest'altra missione di guerra, commercio internazionale. No, non difendono nessun commercio, difendono Israele, il genocidio israeliano, sono complici di un genocidio. Sai la cosa, assolutamente. Le posizioni sul genocidio, sull'apartheid, sull'occupazione di Granato e di potere al popolo sono abbastanza chiare, l'abbiamo già discusse 40.000 volte qui, tanto lui non cambia idea. Per me parlare di genocidio è una follia. Il genocidio è una roba molto precisa che non ha nulla a che fare, a mio parere, con quello che sta avvenendo. Lo dicono anche i ministri israeliani, utilizzano espressioni assolutamente. Il presidente Herzog ha dichiarato che tutto il popolo palestinese è colpevole di quello che è successo il 7 ottobre. Non il ha mai detto una cosa, assolutamente. La dichiarazione del 13 ottobre la può cercare. Ma che è che se tutto il popolo è colpevole, Dunque, secondo te Netanyahu vuole eliminare uno per uno tutti i palestinesi, eliminare o deportare tutta la popolazione di Gaza, che è quello che succederà se si permette di attaccare Rafah. Il nostro governo è complice di questo scelto. Tu sei per questa tesi qua, che è una follia. Anche la parola apartheid a stretto giro è una puttanata. L'apartheid è una cosa che è stata inventata purtroppo dal governo bianco sudafricano, che non c'entra una beneamata sega con quello che sta avvenendo. Tanto che c'entra, che ad esempio Francesca Albanese ha detto che l'esemplificazione Vogliamo parlare davvero di questa funzionaria dell'ONU? Di nascita e morte per i palestinesi di Israele, lei lo sa che quello che è tutto quello che succede per i cittadini palestinesi, sono cittadini di serie B, arrivano direttamente da Gaza dove governa Hamas. Può dire quello che vuole. Vogliamo parlare della credibilità di questo avvocato, che avvocato non è, ma chi se ne frega, dai, ma vogliamo parlare di questo avvocato, che avvocato non è, il governo sono complici. Stiamo citando Francesca Albanese, il cui marito lavorava per l'autorità nazionale palestinese, e sarebbe questa indipendente. Ha fatto una commissione, è indipendente. Chiunque parli a favore del popolo palestinese non è indipendente. Invece chi prende soldi da Israele dottoressa Albanese è Hamas. Non è Hamas. I suoi dossier sono fatti sui 30.000 morti ammazzati dal governo genocidio Netanyahu, sono il Ministero della Sanità di Gaza, che è governata da Hamas, ma sono considerate credibili da tutti. Posso dire a me di parlare dell'Albanese, non me ne può fregare di meno. Allora, ragazzi, a me non è la 7, per fortuna o per sfortuna, non è una televisione giornalista, a me di parlare del ruolo dell'Albanese non me ne frega niente. A me mi ha colpito molto in questa campagna di potere al popolo, poi parleremo anche della polizia, una roba assurda. Cioè, voi avete fatto un post, credo sui social, in cui avete scritto: sanzionato negozio Carrefour.
Ah, sì, la multinazionale francese ha partnership con aziende israeliane che sfruttano la terra e la manodopera dei territori occupati in Palestina, il colonialismo israeliano ha anche un lato economico, eccetera. Ora io dico, a parte che questa roba qui significa stare dalla parte di chi non solo ha imbrattato una scritta boicotta Carrefour, boicotta Israele, ma che è proprietà vostra, ma una scritta, ma io non onestamente non mi indigno per una scritta su una vetrina, ma va a rompere il cazzo a Carrefour, cioè, vedi, ma tu che sai, c'entra, è che noi qua parliamo di una vetrina imbrattata, non parliamo di 30.000 porti ammazzati in Palestina, non hanno spaccato nessuna vetrina, come no. Cioè, io ho visto pietrate, Israele, boicotta Carrefour, e anche Carrefour pietrate, è responsabile, anche vai a vedere le pietrate Carrefour, ma Carrefour è una grande compagnia commerciale, Carrefour commercia con imprese israeliane che stanno nei territori occupati, che sono fuori dalla legge, fuori dal diritto internazionale, assolutamente sì, commercia con imprese che hanno le sedi nei territori occupati, che sono illegali dal punto di vista, quelli occupati nel 1967, io non le parlo, territori liberati, l'Italia, territori liberati, non entriamo, è l'ONU che parla di territori occupati, vabbè ragazzi, però ma non entriamo in queste diatribe qua, grazie. Io ho comprato oggi al Carrefour a Roma qua dietro. Glieli porti all'albanese questi avvocati qua. Allora, questi tre meravigliosi che hanno paura del boicottaggio, che ci sono le compagnie israeliane. Non mangio avocado se viene da Israele. No, viene da Israele. Non lo mangio perché io ad esempio, le faccio l'esempio dei datteri. C'è un'impresa israeliana che in questo momento stanno sottodimensionando le campagne pubblicitarie sui datteri perché hanno paura del boicottaggio internazionale. Ma perché devi boicottare? E io credo che chiunque che oggi fa affari con Israele sta facendo affari con uno stato genocida. Ma ti rendi conto di quello che dice? No? La liberazione del Sudafrica è avvenuta attraverso la lotta contro l'apartheid. Ma questa non è la stessa cosa. Ma sì, perché c'è apartheid in Israele. Ma questo qua è un prodotto che viene da Israele. Ma ci sono dei deputati palestinesi. Dove? Quelli che vengono sospesi alla Knesset. Quelli che vengono sospesi alla Knesset perché si sono permessi di dire che il popolo palestinese. Giuliano, io non mangio avocado israeliano. Perché non mangio? Perché io boicotto Israele, perché i prodotti in territori israeliani, a maggior ragione se vengono dalle colonie, sono territori che sono prodotti che non parli mai di Hamas, però. No, a parte che questi qua non so se viene territori occupati, perché li fanno sul Golan, li fanno, me lo sono segnato, lo fanno sul Golan, oppure territori che sono occupati anche quelli da Israele, per te Israele ogni volta che prende un metro di territorio libera il territorio, e lo fa venire a casa tua a Roma, facciamo che Israele viene qua e libera l'Italia. La valle del Giordano allora io quello che si produce in Israele in questo io ho una maglietta Shirin Abu Akle, che è una giornalista palestinese di Al Jazeera, uccisa prima del 7 ottobre, ma mica apposta, sono indagini internazionali, l'avvocato fa bene, non la prenderò mai, ma perché, ma proprio mai, fai male, mai male, però no, perché l'avvocato per fortuna mi ha prodotto anche in altre parti del pianeta, e quello così come i datteri, così come i pompelmi di Jaffa, così come, e ci sono anche i pompelmi di Jaffa, assolutamente, ma fai un danno anche all'economia palestinese, però così, allora no. Perché, come no? No, perché tutta sai l'economia palestinesi vivono a Jaffa. Ma sai tutti i palestinesi che sono stati palestinesi? Espulsi da Israele? Ma l'albanese te l'ha detto o no? Che sono stati espulsi da Israele semplicemente per essere palestinesi? Ma te l'hanno detto? Tanto che l'economia israeliana sta impicchiata al 20% del settore delle costruzioni perché hanno buttato fuori. Tu sei felice che l'economia sia becchiata? Sono infelice perché sono stati buttati fuori cittadini palestinesi. Guarda che questo prodotto assolutamente quanti palestinesi vivono a Jaffa? Davide, basta, questo prodotto qua è un prodotto straordinario, un avvocato israeliano lo producono, ne fanno, puoi mangiare, ne fanno 270.000 tonnellate, lo esportano, sono molto bravi, sono molto bravi, molto più bravi di quelli che non sono capaci, di quello che non sono capaci di fare a Gaza, non sono capaci di fare quasi un cazzo, ma questo lo dici tu, hanno fatto le armi, hanno costruito le armi, no, perché dominano, non è razzismo, perché dominano i terroristi, perché dominano i terroristi, perché dominano i terroristi, Said per esempio, Edward Said è morto, è solo uno, non è solo l'uno, no, Canafai, sono tantissimi, no, dove sono i Grossman di oggi, dove sono, attenzione, quelli che si ribellano al regime di Hamas, dove sono, quelli che si ribello da Netanyahu ci sono, no, gli israeliani ci sono, dove sono gli israeliani che si ribellano, dove sono, 5 mesi di proteste in piazza, arresti, tu e l'albanese non l'ho visto un cazzo, israeliani tra te e l'albanese, la nessuno che un palestinese poi, che si ribella ad Hamas, qui lei dice che invece uno solo che si è ribellato ad Hamas, uno, dimmene uno che si è ribellato ad Hamas, allora la lotta del popolo palestinese
palestinese è contro l'occupante, l'occupante è Israele, riconosciuto dal diritto. Fai venire i palestinesi qua che si ribellano contro l'occupazione che da 75 anni va avanti. Parenzo, lei può continuare quanto vuole, può farsi venire un infarto anche in questo momento. La questione è, il problema è l'occupazione israeliana. Se si mette fine all'occupazione israeliana, si può cominciare a parlare di pace. Sotto occupazione non c'è pace. Dimmene uno, uno che si è ribellato da mai. Ai poliziotti, dimmene uno. Ai poliziotti di Torino, quale sarebbe la pena più adeguata? Ai poliziotti? Quelli di Torino. Dimmene uno. Pisa, scusami. Ma io, guarda, sui singoli poliziotti, non è che. Quale sarebbe la pena più adeguata? Poliziotti. La questione c'è, è che. C'è un regime fascista che vuole reprimere il dissenso. Ma quello che è successo a Pisa, secondo me, ci dice due cose. Uno, è un problema che vengano manganellati degli studenti che stavano, tra l'altro, manifestando pacificamente. Non c'è nulla che dimostri. Giusto dire sbirro di merda, polizia di merda, infami. Quindi Vannacci può scrivere tutto quello che vuole, dire tutto quello che vuole. Se uno urla sbirro di merda, deve essere manganellato. Questa è la libertà di pensiero. C'è la provocazione. Voler rompere il cordone della polizia, non c'è nessuna provocazione. Perché, come dice la nostra Costituzione, come dice il diritto di questo paese, si può manifestare perché lo si faccia diritto, pacificamente. Sì, succede qualsiasi ed cosa in Italia, tutte le manifestazioni possibili immaginabili. Il problema più grande, sai qual è? Secondo me, non sono tanto le manganellate che hanno preso gli studenti a Modena, è che il messaggio che viene mandato, perché non è solo Pisa, è Firenze, Catania, Napoli, Bologna. In Italia non si può manifestare. La questione è che chi sta a casa vede questi episodi. Il rischio è che il monito che arriva a casa è non dovete manifestare. Manifestare perché pieno di manifestazioni in Italia. Per fortuna sai quanti poliziotti sono stati feriti? Certo. Dal 8 sai quanti poliziotti? Sai quanti poliziotti sono stati feriti? Non entriamo proprio. Della polizia. Tu lo sai quanti manifestanti a Napoli sono stati feriti quando eravamo sotto la RAI? Te lo posso dire io, sono sottodimensionati rispetto a quelli che riporta la questura. Le cifre sono false. Anche io io ti dico che i manifestanti vengono sottodimensionati perché non è che tutti quanti vanno a portare i veri proletari sono i poliziotti, non i manifestanti. Questo spesso è vero. Questo è un discorso di Pasolini, hanno sbagliato. La catena di comando che parte da Piantedosi e che arriva a tutti quanti in questo paese dimostra che c'è un irrigidimento della repressione. Questo può essere uno Stato che sta mettendo davanti un progetto autoritario. Cioè non vogliono far manifestare la gente. Non vogliono far manifestare la gente. Allora, ma non diciamo cazzate. C'è il panpenalismo. Questo governo, il governo Meloni, introduce nuovi reati. Appena succede questo è vero. Allora, contro i rave party, occupanti case, lavoratori. Indebolimento del diritto allo sciopero. Appena ti muovi, inventano un nuovo reato. Sai qual è l'unico reato che non hanno inventato? Quale? Omicidio sul lavoro. Quello non l'hanno inventato. 1500 morti ammazzati sul lavoro ogni anno. Quello non è un problema che interessa a sto governo. Ciao, grazie. Purtroppo non ti sei voluto mangiare questo. Ma meno male, viva la Palestina, libera. Libera, bravo, da Hamas. Libera da Israele. Libera da Hamas. City. Bravo, giusto. Questo libera da Hamas. Lei la provincia di Brescia.